saluto, bentrovate e bentrovati. Nel numero di oggi del nostro magazine parliamo della settimana della cucina italiana nel mondo, che coinvolge anche la Sardegna. Infatti, grazie all'ISRE, i pani rituali sono arrivati addirittura a Parigi. Ma la promozione turistica della nostra isola prosegue anche negli Stati Uniti, a New York. Oggi su Times Square è sbarcata la Sardegna con le sue meraviglie. Torniamo ancora sul Capodanno perché piano piano si definiscono le programmazioni delle piazze di tutta l'isola e poi gli eventi, gli spettacoli del fine settimana che sono tanti, da Pazza Idea a Cagliari, ma troverete nel numero di oggi anche la nostra agenda da tenere sotto mano per tutto il fine settimana. Partiamo dalla settimana della cucina italiana nel mondo. Grazie all'ISRE, i pani rituali della Sardegna sono arrivati addirittura a Parigi. Ce lo racconta Gianfranco Locci. J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux. I pani rituali hanno ritmato, hanno scandito momenti della vita di intere comunità per secoli e secoli. Un patrimonio da salvaguardare e da promuovere, con quella storia millenaria che non può lasciare indifferenti. I pani rituali dell'isola sbarcano a Parigi, dispensano magia e incantano. Assoluti protagonisti della settimana della cucina italiana nel mondo. Noi come delegazione di Parigi Montparnasse dell'Accademia Italiana della Cucina abbiamo come obiettivo di promuovere le tradizioni della cucina italiana. Ho voluto quest'anno promuovere un aspetto particolare dell'aspetto agroalimentare della Sardegna, che sono questi pani rituali. Una delegazione isolana ha raggiunto la capitale francese con in testa l'assessore del turismo, Franco Cucurento. Sì, perché la promozione di una terra unica poggia pure sulle eccellenze della tavola, sulle tradizioni culinarie. E all'Istituto Superiore Regionale Etnografico lo sanno bene. L'Istituto sposa questa importante idea di dover rappresentare la Sardegna con un elemento culturale, quello dei pani rituali, che è patrimonio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, in quanto detentore della più importante e preziosa collezione di pani rituali della Sardegna. Tradizioni ma non solo. I pani rituali conquistano gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Arzachena, un viaggio parigino carico di significati. Perché coniuga perfettamente la tradizione alle opportunità dei ragazzi per quello che riguarda la mobilità internazionale e le esperienze per il moderno. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Ma non solo Parigi, perché la promozione internazionale della nostra isola prosegue anche a New York, dove oggi si conclude il lungo viaggio partito dal nuraghe di Saint-Ouentine e finisce negli schermi, grandi schermi di Times Square. Nicola Piso. La Sardegna si racconta a New York. A Times Square termina il viaggio, cominciato da un luogo simbolo, il nuraghe di Saint-Ouentine a Torralba, proseguito per le vie del centro di Napoli, Roma e Milano. Oggi il finale a New York, con il video racconto di un progetto Sardegna in viaggio che sarà proiettato su maxi schermo. Perché l'idea di Visitali, piattaforma dedicata alla promozione e valorizzazione turistica della terra, la nostra, è aderente ai tempi, all'industria delle vacanze che continua a cambiare, pubblico compreso. E allora l'isola si fa ancora più bella, si mette in mostra attraverso la natura e il mare, i costumi, la cultura, le tradizioni millenarie, nel cuore delle più importanti città italiane, per poi attraversare l'Atlantico e arrivare a New York. E perché gli Stati Uniti d'America? Perché, secondo l'osservatorio turistico della Sardegna, il boom di turisti, appunto, in particolare americani, e interesse per le esperienze locali autentiche posizionano l'isola tra le mete preferite. I dati più recenti dell'osservatorio rivelano il ruolo cruciale della narrazione sui social media, cui si ispira per la scelta delle destinazioni, con il 76% della generazione Z e quella dei millennials. Il progetto Sardegna in viaggio vede la convalida dell'impegno di Visit Italy. Negli ultimi 4 anni ha collaborato con la Camera di Commercio di Sassari per la promozione della rassegna Salute e Trigu, nato per la destagionalizzazione dei flussi turistici e attrarre visitatori nei periodi di bassa stagione.
Il Capodanno, mancano davvero pochi nomi per definire tutta la programmazione delle piazze dell'isola. All'appello manca ancora Castelsardo, invece c'è stata nelle ultime ore la presentazione del Capodanno cagliaritano, di cui ancora si continua a discutere. Sentiamo Alessandra Dari. Il Capodanno a Cagliari si farà con Stuart Copeland, con lui e un'orchestra di 28 elementi che si esibiranno sul palco montato in Piazza Jenne. A vincere dunque la gara per la gestione degli eventi dell'ultimo dell'anno è stata la Vox Day di Davide Catinari, storica associazione che di concerti ne ha organizzato molti in città, l'unica, secondo gli amministratori di Cagliari, ad avere le carte in regola per sostenere la responsabilità di un momento così importante per il capoluogo sardo. L'annuncio è stato dato nella sala retablo di Palazzo Baccaredda dallo stesso Davide Catinari, che ha motivato così la sua scelta. Abbiamo pensato che Cagliari meritasse di nuovo un artista di livello internazionale, soprattutto dopo gli ultimi anni in cui, al netto di tutto, diciamo che gli artisti che sono stati scelti, bene o male, erano comunque artisti nazionali che, se non te li vedevi a Capodanno, avevi tutto l'anno. Comunque bisogna anche considerare che rispetto al budget messo in campo è un'operazione importante questa. L'anno scorso si è speso 4 volte tanto per fare un artista nazionale. Il concerto di Copeland in Piazza Jenne inizierà alle 22:30. Nelle altre piazze cittadine ci saranno invece altre proposte. A Santa Croce si ballerà con la dance degli anni 80, in Piazza San Giacomo il pop dei Mr. Fantasy, in Piazza Garibaldi via lo swing, mentre il 1 gennaio sarà dedicato ai bambini e agli appassionati di teatro di figura con i Ismascareddas. Sì, mi sembra una buona proposta, del resto anche sorprendente per certi versi. Soltanto l'idea di una orchestra con 27-28 elementi potrà essere una cosa molto importante, al di là del nome di Stephen Copeland. Io spero che i cagliaritani possano apprezzare e mi auguro che un nome di questa portata possa anche richiamare persone da fuori, oltre Cagliari e anche oltre la Sardegna. Questa è la programmazione del Capodanno cagliaritano. Invece, andando più nel breve periodo, uno sguardo agli appuntamenti di spettacolo, di cultura e di spettacolo che sono in programma questo fine settimana, ecco la nostra agenda. Festival, concerti e presentazioni di libri sono tanti gli appuntamenti di cultura e di spettacolo in programma questo fine settimana in tutta la Sardegna. Partiamo dal Festival Pazza Idea, in programma fino a domenica a Cagliari al Teatro Carmen Melis. 4 giornate, 40 eventi, incontri con autori, reading, musica, performance e mostre. Tantissimi gli ospiti, gli scrittori, registi, artisti come Arianna Ciccone, Riccardo Stagliano e il fumettista attesissimo Zero Calcare. Fino a sabato a San Manifattura Cagliari prosegue il Festival Officine Permanenti. 3 giornate più una di incontri e spettacoli live per il festival multidisciplinare che ha come tema ricreazione. Debutta a Sassari il Festival Culturale Modac, prima edizione. Fino a domenica nell'ex colonia campestre saranno presentati 8 libri, il tema è quello delle generazioni. Per la musica, da giovedì a domenica tra Cagliari e Sassari, ecco il Festival Boges e Cordas, World String Festival, che propone 4 concerti, i protagonisti Paolo Angeli, il Linaje Flamenco e l'Eugenio Benatet Quartet. Al Teatro Lirico di Cagliari c'è la stagione concertistica. Venerdì e sabato debutta la maestra Austina Dubtyski, ucraina di origine, tedesca di formazione, dirige l'orchestra che proporrà brani di Brahms e il Cantico delle Creature. Siligo festeggia i 90 anni di Maria Carta, un'idea della fondazione a lei dedicata per ricordare l'artista nata 90 anni fa e morta 30 anni fa. Ci saranno gruppi musicali che arriveranno da tutta la Sardegna, che animeranno il paese la mattina, e poi il ballo finale e ancora documentare i ricordi, dibattiti e musica fino a sera. 2 appuntamenti pensati per i più piccoli: al Teatro Massimo di Cagliari domenica con 2 repliche mattina e pomeriggio, La musica che gira in tondo, con i concerti del Caralis Trio.
al Teatro Sant'Eulalia di Cagliari per la rassegna Marina non violenta. Ecco, Hansel e Gretel della compagnia Effimero Meraviglioso. La regia è di Antonelli Santarelli. L'avete sentito, tra gli appuntamenti più attesi del fine settimana il Festival Pazza Idea, che è iniziato ieri. Alessandra Addari. È iniziato con l'inaugurazione di una mostra, Books as Art, dedicata alle donne artiste e ai libri, curata da Simona Campus, il Festival Pazza Idea, in corso di programmazione in questi giorni a Cagliari, al Teatro Carmen Melis, il ridotto del Lirico di Cagliari. Un festival voluto e ideato da Mattea Alissia per l'associazione La Luna Scarlatta, che prova a raccontare la realtà contemporanea tra scrittori, giornalisti, attori, performer, intellettuali, sardi e non, in una maratona lunga 4 giorni, che prova, come dice il titolo stesso, a disegnare orizzonti. Si va avanti fino a domenica 24 con tanti ospiti che si alternano sul palco. Alcuni appuntamenti sono previsti già dalla mattina con workshop e social reading, letture di poesie e riflessioni sui nuovi linguaggi. Non meno interessanti gli altri appuntamenti serali, a partire dalle 18, che spaziano dall'uso dei linguaggi parlati e visivi alle questioni di genere e intersezionali, a quelle dei confini ideali e fisici, alle migrazioni. Non poteva mancare la musica che accompagna gli appuntamenti in quanto forma di linguaggio d'arte, con il gran finale affidato al DJ set del musicista, autore e compositore Gianmarco Diana, con una selezione musicale dedicata all'edizione 2024, intitolata appunto Disegnare Orizzonti. Tanti gli ospiti, da Alessandro Piperno a Giulia Cominato, passando da Veragheno fino all'attesissimo appuntamento con il fumettista e opinionista Zero Calcare, previsto per domenica 24 novembre alle 20. Si partirà dal suo libro Quando muori resta a me, tra flussi di coscienza, tentativi di indovinare i silenzi e discorsi collettivi, intervistato da Florinda Fiamma. Il nostro desiderio è quello di provare a disegnare un'idea diversa del mondo che non sia sopraffazione ma interconnessione tra conoscenze e patrimoni culturali, spiega la direttrice artistica Mattea Lissia. Uno sguardo alla nostra programmazione serale alle 21.30 a Sardegna Mundo di e con Nicolas Dessy. Un'anticipazione. Se su in su ponti de Dadia Romana in su staini de Galic e su scioverà proprio questo luogo, questo monumento simbolo poeta Don Francesco da Piran estetti un ponti umano chi ha di cercato, anzi ha di unio du logus du popolus cussu istriano e cussu sardo e c'è sti a Renescio e dunque siamo andati a Biri proprio sul museo che si conta la storia di Don Francesco e di tutti i profughi che vunti l'ompius in questa zona della Sardegna. È tutto per questa edizione, vi ricordo come sempre che potete rivedere il nostro magazine su YouTube, dove troverete anche i singoli servizi, e poi siamo sui social, su Facebook, su Instagram, ci trovate e potete mandarci le vostre segnalazioni sugli avvenimenti, sugli appuntamenti culturali del vostro territorio, ma anche taggateci nei vostri racconti di viaggio alla scoperta della Sardegna, saremo felici di riraccontarli ai nostri telespettatori. Vi saluto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.